sulla base dell'obbligo di condividersi, finisce con una domanda, punto interrogativo. Quale altra domanda per proseguire la ricerca possiamo farci ora? Non saprei proprio. dopo questo, nel senso che se è stato interessante, in che direzione vi piacerebbe sviluppare queste premesse? Per me la risposta è sempre sul futuro, sul postmoderno, cioè nel senso, bene, la lingua ok, ma per comunicare con chi? Con gli alieni, qualcosa di super futuristico e immaginario, fantastico. Proprio sai. Molto molto è proiettato nel futuro. Ecco, una domanda, che cos'è il futuro? Sono tutta una serie di studi anche adesso sulla percezione del futuro, come percepiamo il futuro, se il mondo contemporaneo ci appiattisce ancora di più sul presente oppure no, il tema della distanza temporale, perché mentre noi siamo più proiettati verso il passato. Magari una lingua diversa con un tempo diverso, una lingua che è in grado di prevedere il futuro parlandone, perché circolare, cose del genere. Ah, questo del film Arrival. Non lo so, è una cosa molto buttata lì. Ma a me impressiona oggi come all'interno della nostra lingua, appena apri un social e ti azzardi a scorrere i commenti a un'affermazione. Cioè il vero bailam, cioè la vera babele di incomprensione che genera un livello di aggressività, di aggressione, no? È pauroso, cioè va bene, vera proprio, cioè della confusione, ma che stagna lì, finalizzata puramente all'esprimere aggressività, altro che mito della società della comunicazione. Ma chissà se dipende proprio dal medium, perché in realtà noi li chiamiamo social, ma ecco, quanto tutto sommato aumentano le distanze. Noi abbiamo vissuto proprio all'università, ma nelle scuole in generale. Il fatto di fare lezioni a distanza e non vedersi di persona in realtà aumenta l'aggressività. Quindi dici che è il medium, ma perché secondo il medium? Secondo me sì, aumenta l'aggressività, si quando dice leoni da tastiera o cose del genere, perché uno trova molto molto più semplice scrivere quello che pensa senza la mediazione di un contatto personale, dove magari anche solo guardare negli occhi una persona ti fa abbassare la cresta per tanti motivi, o perché è una persona, come dire, che ha una maggiore autorità, o perché lo guardi negli occhi e dici ma perché gli devo fare tanto male, mentre operando così su delle figurine sullo schermo tutto questo diventa molto molto più facile, uno non ha l'impressione di ferire qualcuno, secondo me, e quindi scatena tutto il peggio di se stesso. La cosa che dicevi del guardare negli occhi, uno non abbassa lo sguardo, io insomma, facendo l'insegnante, devo dire che è cambiato il linguaggio del corpo, secondo me. Ha un senso di colpa, quantomeno percepisce, no? La situazione di disagio tende a abbassare la. Ma uno percepisce come minimo la reazione, il dolore, esatto. E questo mimeticamente esattamente. Comunque fa qualcosa. E invece quello che colpisce è che non si abbassa più lo sguardo, non si controllano più le parole, quindi effettivamente è cambiato il linguaggio del corpo, quindi un codice che non. Con il quale non entri più in comunicazione, una lingua che non riconosci, è vero, è cambiato. No, si evita proprio questo feedback non verbale, che comunque è importante nella comunicazione. Che la distanza di per sé accresce questa dimensione di aggressività in cui non percepisci, non sei più sensibile al male che produci, perché dobbiamo darlo per scontato? È vero che in questa situazione, diciamo, adesso per usare una battuta, di villaggio globale, di oralità secondaria, l'agonismo è molto molto forte, quindi tu devi aver ragione, cioè tu devi vincere, come era nelle società primarie, come era quando tu nell'assemblea ti alzavi, se sapevi parlare bene e importi con la voce, vincevi. Mentre la scrittura si legge in modo silenzioso, è tutto un discorso molto individuale, raffredda moltissimo i media, no? I social, i nuovi media, insomma questi qua, però, non raffreddano per niente, esplodono. Però usano la scrittura, usano la chat scritta. Non è una scrittura, è una scrittura parlata. A me sembra che forse i social possano essere un po' visti come non reali, cioè nel senso, a me sembra che questa aggressività forse a volte possa venire fuori dal fatto che
non si crede che ci siano, o non si pensa abbastanza al fatto che ci sono delle conseguenze reali per quello che io scrivo. Cioè, io non sto scrivendo in uno spazio inesistente, che non è soltanto appunto tecnologia pixel, che esistono in un momento e non esistono più dopo, ma continuano ad esistere anche dopo di me. Forse è interessante vedere come si trasformerà con la consapevolezza che quello spazio è totalmente reale, si evolverà, cioè diventeremo più civili o forse no, non lo so, perché in realtà è comunque uno spazio che ha delle sue peculiarità, nel senso che forse comunque, pur essendo reale, viene percepito come non uguale alla realtà, e forse è anche vero. Secondo me non diventeremo più civili, ma piccivili. È venuto bellissimo. Direi che sei un copyright. Quindi, allora la domanda? E la domanda non so, non mi viene niente, niente di nuovo per adesso. Ma stai proseguendo le tue ricerche su che cosa? Adesso l'ultimo libro che ho pubblicato a settembre si intitola Seconda Natura, dalla SCO al digitale. E l'idea del libro è: possiamo rinunciare alla distinzione natura-cultura? E appunto, dalla SCO al digitale, c'è sempre il digitale di mezzo, chiaramente, perché parte dall'esperienza, il fatto che uno si trova davanti, non so, alle pitture preistoriche e riconosce che comunque sono delle pitture, oppure una pietra lavorata che è una punta di un'arancia e non è una semplice pietra. Su che cosa basiamo questa distinzione? Cioè, che è il lavoro che fa il paleoantropologo quando si trova di fronte a queste cose. Se noi rinunciamo alla distinzione natura-cultura, il lavoro del paleoantropologo non ha senso. Perché se non c'è distinzione tra la natura e la cultura, o tutto, come dire, è naturale, come certi tendono a dire, cioè come si fa a distinguere gli artefatti dalle cose naturali e viceversa? Se invece questa distinzione la facciamo, su che cosa la basiamo? Che cosa implichiamo in una distinzione del genere? E che tipo anche di necessariamente di background cognitivo, per dirlo in questi termini, presupponiamo quando facciamo una distinzione del genere? Tradizionalmente la distinzione è stata fatta sulla base della eccezionalità umana. Sì, si dice appunto eccezionalità umana, ma non è la questione eccezionalità umana, è che sulla base del fatto che sì, tutto questo implicava l'eccezionalità dell'uomo, si tende a dire che quindi l'uomo non è eccezionale, no? Che va bene, non è eccezionale nella natura, però questo non può assolutamente significare, secondo me, che è tale quale uniforme rispetto a tutti gli altri. Può significare che non è meglio dal punto di vista, che ne so, assiologico, meglio di un verme o di una scimmia, nel senso che tutti hanno una stessa dignità dal punto di vista vitale, per le questioni dell'animalismo, va bene, però questo non può significare che una differenza non ci sia, altrimenti per noi una distinzione del genere sarebbe del tutto inutile. Però mi piacerebbe una cosa che io trovo molto molto affascinante, proprio questa, il campo della paleoantropologia. Non tanto l'antropologia, che chiaramente riguarda la struttura delle culture già consolidate, quanto la paleoantropologia, cioè il momento proprio aurorale del sorgere di questa distinzione. Ripeto, che cosa significa questa distinzione? Mandiamo il pioneer nel mondo, nell'universo, che cosa ci aspettiamo che un alieno comprenda di una cosa del genere? Cioè, può mai scambiarlo per un oggetto naturale? L'idea è che se lo scambio per un oggetto naturale semplicemente non è intelligente. Se riesce a capire non tanto il significato di quei messaggi, ma che ha davanti un artefatto, come appunto fa il paleoantropologo quando vede una pietra lavorata, allora noi diciamo sì, lui è intelligente come noi. È il minimo che ci possiamo aspettare. Se la distinzione natura-cultura ha un senso, se può essere totalmente eliminata, per esempio transumanesimo, i cyborg, queste cose qui, perché in fondo dal mio punto di vista anche il cyborg esiste, ma esiste perché comunque presuppone una distinzione in lui tra ciò che è organico e ciò che è cibernetico. E quindi sono tutte queste cose futuriste, postmoderne, evidentemente abbiamo trovato un aggancio, possono avere un senso, se possiamo diventare completamente, completamente artefatti oppure no. Va bene. Va bene. Allora la prossima volta. Sulla seconda natura. Va bene.